Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Cobiz. Ho deciso di realizzare un progettino in tessitura di perline. L'ho chiamato Murni, è un nome indonesiano femminile che significa appunto puro. Vi mostro il modellino ed eccolo qua. È una nuova incastonatura. Sono partita appunto da questa incastonatura ideata appunto da me e poi l'ho decorato in questo modo. Ma volendo, questa incastonatura può essere tranquillamente utilizzata per decorare il modulo in qualsiasi modo. Questo è il retro dell'orecchino. Adesso vi elenco i materiali appunto scelti dal sito Cobiz e iniziamo il tutorial. Il materiale per poter realizzare il modulo Murni è il seguente: innanzitutto due rivoli da 14 mm, io lo sto utilizzando in resina e sono in colorazione appunto fucsia. Sul sito sono presenti diverse tipologie di rivoli, quindi vi lascio i link giù nell'info box per spulciare e mettervi il link diretto dei rivoli. Poi vi occorrono le perle da 4 mm, io sto utilizzando queste qui prese sempre appunto dal sito, questo è il codice, e sono delle perle da 4 mm frosted, sono blu frosted, ve li mostro qui nel modulo, vedete? E abbinare perline opache a perline lucide e cangianti, mi piace tantissimo questo abbinamento, quindi perciò ho preferito non aggiungere goccine o nappine varie. Mi piace davvero così la semplicità appunto di questo orecchino, davvero molto molto carino. Poi le perle ve ne occorrono esattamente 24 perle da 4 mm. Poi vi occorrono due perni, io sto utilizzando questo qui in acciaio preso sempre dal sito Cobiz, questo è l'articolo. E poi vi occorrono 8 bicono Swarovski da 4 mm, lo sto utilizzando colorazione fucsia, che si abbina perfettamente a rivoli in resina. E poi come perline sto utilizzando le 15, le 8 e le 11.0 della marca Toho. Sul sito Cobiz troverete sia le locale della Toho, sfortunatamente non ci sono le finiture permanent finish, però troverete altre tipologie di finiture, opaque, rainbow, anche le Celion, ci sono davvero altre rifiniture. Io andrò a utilizzare le mie preferite, che appunto sono le permanent finish galvanized starlight, io l'oro lo metto ovunque. Poi ovviamente un ago Pony misura 12, e come filo sto utilizzando l'ultimo spezzone di Miyuki che mi è rimasto, perché appunto devo assolutamente comprare il filo da tessitura, perché per il BottiB ho consumato quasi 260 metri di filo. Quindi ho terminato tutte le bobine che avevo in casa e quindi questo è l'ultimo spezzone e spero di riuscire a creare il secondo orecchino, se no mi trovo a contentare del nylon. Niente, vi lascio al tutorial e come sempre vi ripeto che giù nell'info box c'è tutto il recap dei materiali e anche i link che vi riportano direttamente al sito con tutti gli articoli disponibili appunto sul sito. Inoltre vi lascio anche un codice sconto se volete utilizzarlo, è lì. Ciao! Primo passaggio, alternate una perla da 4 mm con due rocaille 11.0 per 4 volte. Portate il tutto alla fine del filo, rientrate in tutte le perline andando in direzione opposta ed effettuate due nodini. Questo è il risultato ottenuto. Ho unito anche i due fili con un altro piccolo nodino. Mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina qui, questa rocaille 11.0. Mi rinfilo con l'ago nella perlina da 4 mm e nella prima rocaille 11.0 posta appunto vicino alla perla. In questi punti andremo a lavorare in rimbon, quindi sul vostro ago inserite due rocaille 11.0 e rientrate direttamente con l'ago nella perlina che viene subito dopo, e anche nella perla e nella perlina subito dopo, in queste tre, e tirate il filo. Aggiustate queste perline in questo modo, vedete, e andate a rifare questo passaggio per altre tre volte. Questo è il risultato. Le ultime due perline inserite sono state appunto queste due, mi sono infilata nella perlina perla e queste due perline. Adesso di nuovo due rocaille 11.0 sul mio ago e mi rinfilo in queste due rocaille 11.0.
solo in queste due. Vedete? Adesso 5 rocaille 11.0, saltate la perla e vi infilate in queste due rocaille 11.0. In questo modo. Continuate con questi due passaggi fino alla fine. Rieccomi, questo è il risultato. Non vi preoccupate affatto se la lavorazione risulta piuttosto ondulata, poi con i passaggi successivi il tutto si andrà ad appiattire. Adesso mi ritrovo esattamente con l'ago e con il filo in queste 3 rocaille 11.0. L'ultima sequenza inserita sono state appunto queste 5 rocaille 11.0 poste sopra la perla da 4 mm. Adesso il prossimo passaggio da effettuare sarà di inserire una rocaille 8.0 sopra alla lavorazione in herringbone. Quindi, visto che mi ritrovo qui sulla lavorazione in herringbone, inserisco una rocaille 8.0 e rientro soltanto nella rocaille quella posta accanto, in questo modo. Di nuovo una rocaille 8.0 e rientro, queste sono appunto le 5 perline, rientro nella seconda e nella terza perlina dell'archetto, quindi solo nella seconda e nella terza. Tiro il filo sulla punta dell'archetto, cioè nella terza perlina, inserite 3 rocaille 11.0 e rientrate nella medesima perlina andando in direzione opposta e poi vi infilate anche nella quarta perlina e tirate il filo. Di nuovo una rocaille 8.0 sul nostro ago e vi infilate direttamente nella perlina sporgente dell'herringbone, quindi l'ultima. Tirate. Di nuovo una 8.0 e rientrate nella perlina accanto dell'herringbone. Un'altra 8.0 e rientrate nella seconda e terza perlina dell'archetto. Inserite 3 rocaille 11.0 sul vostro ago e rientrate nuovamente nella terza perlina andando in direzione opposta e nella quarta. Di nuovo una 8.0 e rientrate nella perlina sporgente dell'herringbone. Fate questi passaggi anche per questi altri lati. Questo è il risultato, l'ultima perlina inserita è appunto questa rocaille 8.0 e mi sono rinfilata nella rocaille 11.0 e nella prima rocaille 8.0 inserita di questo giro. Adesso l'incastonatura è quasi terminata, dico quasi perché bisogna effettuare un ultimo passaggio e poi l'incastonatura appunto sarà terminata, quindi è un'incastonatura davvero molto semplice e veloce da realizzare rispetto magari al peyote. Inserite il vostro rivoli in questo modo centrale, in modo che la punta del rivoli va dove sono poste le perle. E adesso andremo a inserire soltanto rocaille 11.0. Le rocaille 11.0 le vado ad inserire esattamente 2 rocaille e mi infilo con l'ago direttamente nella perlina 11.0 sporgente, cioè dove è presente qui il row, quindi vado nella perlina sporgente e non tirate il filo, lasciate il filo così morbido, poi altre 2 rocaille 11.0 e vi infilate nella rocaille 8.0, questa dove è posta appunto l'herringbone, quindi solo nella 8.0. Di nuovo 2 rocaille 11.0 e andate nella perlina sporgente del row, cioè questa, e fate questo giro fino alla fine. Infine altre 2 rocaille 11.0 e andate nella 8.0 e anche nelle prime 2 11 inserite. Inserite ovviamente il rivoli all'interno e poi tirate il filo. Ripassate in tutte le perline di quest'ultimo giro per andare a compattare e stringere la nostra incastonatura.
Rieccomi, ho cambiato il filo perché sono passata al nylon perché l'altro era davvero un pezzettino di filo davvero piccolissimo, sono riuscita a fare solo l'incastonatura. Questa è l'incastonatura appunto terminata, vedete il rivoli è tutto bello esposto, questi sono appunto i laterali dell'incastonatura e questo è appunto il retro dell'incastonatura. Con questa base davvero possiamo realizzare tantissime tipologie di decorazione. La prima decorazione che vi mostro è quella lì appunto degli orecchini morni, dove appunto vado ad utilizzare sia le perle sia il bicono e sempre rocaille da 11, da 15 e da 8. Quindi io fuoriesco da questa perlina qui, aspettate che ve la indico. Fuoriesco da questa perlina qui, che poi è la perlina 110 del Rho, questa. Riscendo nella perlina laterale del Rho, andando verso il basso, e mi rinfilo anche nella rocaille 80 che viene subito dopo, cioè in questa. Ed eccomi qua. Vedete, fuoriesco appunto da questa rocaille 80. Inserite 3 rocaille 80 sul vostro ago e rientrate direttamente nella rocaille 80 parallela. Vedete, saltate queste due rocaille 110 del ribbon e infilate l'ago direttamente nella rocaille 80. Ed ecco qua. Inserite una rocaille 110 sul vostro ago e rientrate con l'ago esattamente in questa rocaille 110 qui. Saltate questa sul retro e vi infilate direttamente nella rocaille 110 che, se vedete, appunto è quella del Rho, quella in basso. Quindi infilate l'ago in questa rocaille 110 e tirate il filo. Di nuovo una rocaille 110 e rientrate direttamente nella 80, quindi da questa andate direttamente nella 80 e tirate. Inserite 3 rocaille 80 sul vostro ago, saltate queste due rocaille 110 e vi infilate direttamente nella rocaille 80 parallela e tirate il filo. Andate a ripetere questi due passaggi alternandoli. Quindi rocaille 110 e vi infilate nella rocaille 110 centrale del Rho, quella posta ovviamente in basso, cioè questa qui. Di nuovo una 110 e rientrate nella 80. A questo punto inserite 3 rocaille 80 e rientrate nella 80 parallela. Ripetete questi passaggi anche per quest'altro lato. E questo è il risultato ottenuto. Vedete questa sorta di rombo barra quadrato dove ai vertici ci saranno appunto le 3 rocaille 80 e poi nei laterali ci saranno queste due rocaille 110 sporgenti. L'ultima perlina inserita è questa rocaille 110 qui e mi sono rinfilata appunto nella rocaille 80, questa qua. Adesso rivado nelle 3 rocaille 80, ripassate con l'ago e anche nell'ultima rocaille 80, quindi ripassate in queste 4 rocaille 80 e vi rinfilate nella prima rocaille 110 inserita. Mi ritrovo a fuoriuscire appunto da questa perlina ed inserite una rocaille 80 sul vostro ago e vi rinfilate nella 110 che viene subito dopo, sempre quella sporgente, vedete? In questo modo. Ripassate nuovamente nella 80 in queste 3 rocaille 80, in questa 80 della base e di nuovo nella 11 per andare ad inserire anche in questo punto una rocaille 80. Poi stessa cosa faremo per questi altri due punti. Quindi effettuo questo passaggio e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. L'ultima perlina inserita è questa rocaille 80. Mi sono rinfilata nella 11 e in queste 3 rocaille 80. A questo punto inserite 2 rocaille 110, una perla da 4 e una perlina 110 e rientrate direttamente nella rocaille 80. Quelle lì che abbiamo appena inserito, in pratica.
quindi inserite lago nella row Kyle 80. Alternate questa sequenza, quindi inserite prima una row Kyle 110, poi una perla e poi due row Kyle 110 e infilate l'ago direttamente nella punta delle row Kyle 80, cioè quella centrale, cioè questa qui. Di nuovo due row Kyle 110, una perla e una perlina da 110 e andate nella 80 sporgente. Adesso una perlina 110, una perla e due row Kyle 110 e andate nella perlina sporgente, quella centrale, sempre la 80. Vedete, dovete alternare le due sequenze. Una volta inserite due row Kyle 110, la perla e una row Kyle 110, l'altro lato sarà una row Kyle 110, una perla e due row Kyle 110. Questo è il risultato. Mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa row Kyle 80 perché ho inserito appunto quest'ultima sequenza, una perlina, perla, due row Kyle 110. Adesso devo inserire soltanto row Kyle 150 e bicono Swarovski. Ovviamente sui vertici della lavorazione, come in questo caso, vedete? E poi ovviamente creare la zolina per il nostro perno. Quindi io mi ritrovo a fuoriuscire da questa perlina 80, come vi dicevo prima. Inserite l'ago in tutte queste perline qui laterali, quindi nelle due row Kyle 110, nella perla row Kyle 110, row Kyle 80, per andare proprio a sbucare appunto dal vertice, quindi perlina, perla, perlina. Mi ritrovo appunto in questo punto, inserite una row Kyle 150, un bicono da 4 e una row Kyle 150 e vi infilate direttamente nella perlina 110, perla, tirate bene il filo, dovete risbucare appunto da questa perlina per andare a inserire nuovamente il bicono da 4 mm. Quindi effetto questi passaggi e ritorno da voi con il bicono da 4 mm inseriti. Rieccomi, questo è il risultato dopo aver inserito appunto tutti i bicono Swarovski e le row Kyle 150. Mi ritrovo a fuoriuscire da questa row Kyle 150 posta vicino al bicono Swarovski, vado ad inserire 7 row Kyle 150 e salto il bicono e rientro nella row Kyle 150 per andare a creare appunto l'ausolina che ospiterà il nostro anellino con il nostro perno. Ovviamente ripasso all'interno della lavorazione per andare a bloccare e tagliare il filo in eccesso. Il modulo risulta molto compatto, ovviamente sia utilizzando il filo di nylon ma anche utilizzando soltanto il filo Miyuki. Vedete, questo l'ho realizzato soltanto con il filo Miyuki ed è bello compatto e rigido, quindi vanno bene entrambi i fili per poter effettuare questa lavorazione. Vado a tagliare il filo in eccesso e ritorno da voi. Ed ecco qui l'incastonatura Murni completata. Io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Nell'info box, vi ripeto, vi lascio tutti i link del sito Cobiz e anche il codice sconto. Spero di riuscire a realizzare altri tutorial con questa incastonatura davvero molto semplice e veloce. Vi mostrerò come decorare ulteriormente questa incastonatura con altre forme e altre versioni. Se il tutorial è stato di vostro gradimento, cliccate mi piace e condividete i video con le vostre amiche creative. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao ragazze!